Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e ben ritrovati qui nuovamente su Spore Galactic Adventures. Allora, l'obiettivo di questo episodio secondo me sarebbe quello di potenziare un po' la nostra produzione di spezie gialla, perché lo scorso episodio ci siamo resi conto effettivamente che la spezie gialla è forse quella che produciamo in minor quantità, più che altro perché abbiamo solo questo pianeta che ne produce. E ok, è un T2, quindi abbiamo la possibilità di produrne fino a 10, ma non abbiamo altri pianeti che ce ne producono oltre questo. Allora, qua verosimilmente sarebbe molto complicato andare a gestire la situazione in modo da avere un'altra colonia, perché dovremmo andare a cercare altri esseri viventi da posizionare, mentre noi nella stiva abbiamo già. Oddio, Roblena, dobbiamo. Perché se clicco quella roba là? Ok, andiamo ad aiutarvi immediately. Roblena, anche se è un pianeta che non sarà un Kaiser perché ci dà solo spezie rosse, ma di cui tra l'altro abbiamo un'abbondanza immensa. Per il fatto che non sento un Kaiser. Spero che voi sentiate, ma. Ah, ma sono già morti? Vabbè, perfetto, vediamo se hanno bisogno per caso di qualche tipo di spezie a noi, infatti. Però datemi la spezia rossa, ok. Allora, dicevamo che andiamo a cercare, più che altro, una cosa che stavo dicendo qua. Se abbiamo. Vabbè, adesso andremo a vedere. Ho visto. In questa zona qua in basso, nei pianeti che abbiamo occupato di recente, ecco, qua un pianeta che oltre ad avere buoni pianeti per il fatto che abbiamo per esempio qua della spezia rosa che non è male. Non male, io te la vendo tutta. Sì, potrei accumularne di più effettivamente, però vabbè, non importa, per questo giro ci accontentiamo e prendiamo invece quella rosa. A sto punto, appunto, come dicevo, qua oltre ad avere un buon pianeta per la rosa, abbiamo vari pianeti che ci producono gialla. C'è questo, ma mi pare che ce ne siano anche altri. Quello, solo due? Mi sembra che ce ne fosse di più. Ah, ce n'è uno nascosto là dietro, forse. Infatti, Ske, che è un T0. Questo è un T0, anche questo credo che sia. No, questo è T1. Ottimo, se T1 già è un'ottima cosa. Per il fatto che ci è molto comodo da colonizzare. La colonia non so se abbiamo già effettivamente. Sì, ne abbiamo due, ottimo. È stabile? No. No, non è stabile perché mancano pianta media e pianta larga. Pianta grande. Allora, quindi andiamo a piazzare una pianta media. E a recuperarla. Poi una pianta grande. Poi tanto grande non è. Così almeno è stabilizzato su T1. Adesso andremo a mettere degli animali, tipo un rock. E lo andiamo a riprendere. Un cavallo tigre. Che andiamo a riprendere. E l'onnivoro era questo Periculus. Che andiamo a riprendere. Ok, adesso possiamo piazzare una colonia avanzata e andiamo a piazzarla. Qui, perfetto. Qui è una posizione ottimale. Boom. Ok, allora adesso abbiamo 4 milioni, quindi dovrebbero bastarci gli spore crediti per piazzare tutto quello che ci serve, anche perché non abbiamo poi tante cose da posizionare. Quasi quasi, se possibile, andrei anche magari a portarlo a livello T2 se abbiamo abbastanza animali e tutto. Adesso controlliamo rapidamente, poi vedremo se c'è possibile farlo. Allora, posizioniamo una fabbrica là, una casa metterei qua. E no, però conviene, visto che non abbiamo tanti punti T, di
Ecco, metterla così, in modo che ci possa dare due di felicità. E andiamo a piazzare due torrette. Ottimo. Adesso vediamo un attimo se abbiamo per caso degli altri animali che possiamo piazzare. Allora, abbiamo un erbivoro. No, più che animali, le piante. Allora, abbiamo una pianta piccola, una pianta media, un'altra pianta piccola. Cosa dicono? Pianta grande, ok, però non abbiamo più altri animali. Abbiamo un onnivoro, ok. E un cicci erbivoro, ci manca un erbivoro, quindi ce l'abbiamo un altro erbivoro. No, ci manca un erbivoro, effettivamente. Due piante piccole, due piante medie, boh. Ci mancherebbe un erbivoro, ma non abbiamo assolutamente lo spazio per tenerlo qua. Quindi con le piante dovrebbe stabilizzarsi il pianeta. Quindi io andrei a... no, ero giusto così. Noi abbiamo bisogno di più... un'atmosfera più densa e temperature più alte. No, ma credo che l'atmosfera più densa debba risolvere il nostro problema comunque. Visto che è abbastanza centrato, non dovrebbe richiedere l'intervento. Guardate come scende in fretta l'energia dell'astronave a usare questi strumenti di modellazione planetaria, che non sono modellazione planetaria, di interazione con l'atmosfera. Non so come. Abbiamo delle trasmissioni in arrivo. Sì, ho capito! Muoviamoci. Ok, è entrato in T2. Quindi direi che andiamo a piazzare pianta piccola. Ok, e la riprendiamo. Poi una pianta media che... questa. Ottimo. Che andiamo a riprendere. È entrato addirittura in T3, ma non abbiamo la possibilità di farlo restare su T3. E una pianta grande che è questa, verosimilmente. Ok, la recuperiamo. E poi dobbiamo mettere gli animali, ma ci manca un erbivoro. Allora, mettiamo un cicci. Innanzitutto lo riprendiamo. E dove vai? Volevi scappare, eh? No, marcirei dentro la nostra astronave. Un onnivoro che è questo Violet Flyer. Che poi andiamo a riprendere. Ci manca un erbivoro, effettivamente. Che dobbiamo andare a recuperare da qualche parte. Io però più che altro prima andrei a liberarmi qua di un po' di... ah, mi hanno già prodotto una spezia gialla, ottimo. Andrei a liberarmi di un po' di... questi collezionabili qua, anche perché credo che le collezioni non riusciremo a concluderle qua facilmente. Quindi almeno un paio di slot vorrei liberarli. No, allora, noi abbiamo bisogno di quanti ancora? Io vorrei tenere slot a sufficienza per avere animali, piante, per un pianeta T3. Quindi abbiamo bisogno di 6 più 1, 7 slot liberi. Quindi, allora, 1 lo vendiamo, 2 lo vendiamo, 3... 4, 5, 6, 7. E teniamoci anche lo spazio per la spezia, va. Quindi facciamo che vendere via tutto e poi ci penseremo in un altro momento queste cose qua. Mi spiace, ma... tra l'altro, ma se li lasciamo qua credo che possiamo ricomprarli, non lo so. Non so proprio, ma può darsi. Allora, noi abbiamo tutta questa roba qua, dobbiamo andare a recuperare adesso. Possibilmente sul nostro pianeta T3. Cosa è successo? Abbiamo guadagnato una medaglia per che cosa? Per la terraformazione. Titolo di leggendario, niente poco di meno, ma... non abbiamo fatto un Kaiser. Non abbiamo neanche sconfitto i Grox o roba del genere. Allora, qua siamo messi abbastanza a posto. Avremo bisogno di prendere altri animali. Quindi andrei su Tarantella. Che sicuro mi daranno un pacco di spezie rosse. Adesso, vabbè, due, niente.
Su Tarantella, allora. Ah, c'erano delle comunicazioni in arrivo che non mi ricordo più. Allora, siamo in un momento critico. Pare che in tutta la galassia circolano storie sui Grox. E molte di queste storie non sono per niente belle. Dobbiamo indagare per scoprire quali sono le loro intenzioni. Quali saranno le intenzioni dei Grox, carissimo? Stabilisci un contatto e torna a fare rapporto. Secondo l'intelligence, pare si trovino nell'area al centro della galassia. Dirigiti in quella direzione e dovresti trovarli senza problemi, sempre che non ti trovino prima loro. Bella storia. Ah, è proprio la missione. Trovo i misteriosi Grox, ma non voglio farlo adesso, mi spiace. L'Astronav Enterprise chiede il permesso di orbitare e di ricaricarsi. Allora, qua non c'è un Kaiser che vogliono, però io vorrei cercare di prendere delle piante e degli animali che mi possano permettere di avere una terraformazione. Allora, e tra l'altro li metterei magari anche in ordine. Posso spostare queste cose? No, non posso. Mi stai dicendo sul serio? Non posso. No. Devo lasciarle così in disordine? Vabbè, GG. Ho bisogno di un altro erbivoro e di piante che non ho. Tipo questa che pianta è? Dov'è lo scanner? È troppo lontana. Questa ce l'abbiamo. Vixus. Forse non ce l'abbiamo, lo scopriremo subito. Se non ce l'abbiamo andrà a mettermela là. Ok, perfetto, non ce l'avevamo. Prendiamo tre piante Vixus, ottimo. Cosa ha preso di altro? Raperonzolo, pianta piccola che non avevamo e va benissimo. Allora prendo altri due raperonzoli. Ok. Ottimo, questa pianta qua ce l'abbiamo già a bordo. Credo di sì, ma non ne sono sicuro. No, e invece no. Ok, allora, piante ne abbiamo a sufficienza per un T3. Mo' abbiamo bisogno degli animali, che sarà la cosa più difficile, perché gli animali sono sempre un casino da trovare in giro. Quindi andiamo a vedere se troviamo animali a sufficienza per un tit. Questi che cosa sono? Sono dei cicci quelli, non mi servono. Li vedo a occhio che sono dei cicci. Questi sono dei Periculus, ma un paio li prendo perché me ne è rimasto solo uno. Ottimo. Allora, vediamo se troviamo qualcun altro. Questi forse non ne ho più di questi. E sono erbivori o onnivori o. Onnivori, ok. Quindi gli onnivori siamo a posto. Abbiamo bisogno di un pacco di erbivori invece. Nel numero esattamente di 3. Questi sono dei morso. Ho preso un po' troppa roba, eh. Ho preso anche 3 Pedrumpale che non mi servono. Sì. Ho due mozzo che mi vanno bene. Perfetto, erbivori. Aspetta che ne prendo un altro. Ok, mi mancano quindi due erbivori. Se non ricordo male. Se non ho capito male. E qua che cosa abbiamo? Quelli che cosa sono? Cosa? Che rumori fanno? No, dove è andato? Signor Fauna? Violet Flyer, ce l'abbiamo il Violet Flyer ed è un onnivoro, tra l'altro non è erbivoro. Quello è sempre un Violet Flyer, questi sono dei cicci con dei Violet Flyer. Sì, sono Violet Flyer. E niente, bisogna vedere se troviamo. Salve, salve Salvino. Non ce n'è in mare, no. Dovrebbero essere da qualche parte, ma come Kaiser facciamo a trovare altri erbivori? Forse dovremmo andare su un pianeta completamente diverso in modo da avere più possibilità Violet Flyer e dei cicci. Ma qua dovrebbero essercene abbastanza come. Allora, cicci e mozzo, ok. E per esempio Smerb non ne ho visti. Perché ha due volte dei cicci, cicci e cicci? Mozzo. Cicci, perché li ha tutti uguali? Ci sono quegli smerb che però non. Ah, me li trova? Sono questi? Sì, ottimo, ok. È proprio quello che speravo che facesse, cioè che.
Ho preso una pianta che non mi serviva, però ho ottenuto dei carissimi smerb, quindi ci mancano due che cosa? Ci mancano due animalucci. E io andrei a cercarli sull'ex casa madre dei nostri nemici blu. Perché là è un T3, quindi dovrebbero avere sufficienti animali. Forse non li abbiamo scansionati effettivamente, però... No, infatti. Ci sono tutti sconosciuti. Quindi può essere comodo questo perché... Questi sono degli animali? No, sono delle macchine che raccolgono la spezia. LOL. Allora, andiamo a vedere se troviamo... Qua ci sono degli animali verdi. È stata aggiunta la sperpedia. Che cos'è? No, è un onnivoro. Non ci serve, mi spiace. Ma marcirai qua su questo pianeta. Qua sono delle piante. Piante, piante. Piante, piante, piante. Piante che piantano. Ah, qui ci sono degli animali. Solo? Onnivori di nuovo. Ma con tutta la gente che possiamo prendere, troviamo solo onnivori. Ci fa proprio male oggi. Non è una grande situazione. Ho visto muoversi qualcosa qua. Ma cos'è quell'affarino piccolo? Ah no, ci sono dei tizi qua. Cosa sono quelli? Pavlag. 222, carnivoro. Ok, niente. Ma Pavlag è un onnivoro, ok. E questi? Ma è di nuovo degli onnivori, ma è possibile che troviamo solo onnivori su sto pianeta? Questi sono simpatici, però non ci servono, abbiamo bisogno di erbivori. Come si sono estinti gli erbivori su sto pianeta? Sarà mai possibile? No, altrimenti non sarebbe più stabile. Ma... Non se ne vedono in alcun luogo. Questi saranno di sicuro... No, quelle sono delle piante, lol. E... qua ci sono degli esserini, che non abbiamo ancora visto. Burpie sono degli erbivori, perfetto. Quindi voi andrete a colonizzare un sacco di posti nuovi. Non siete contenti? Ok, ne abbiamo 4. Ottimo. Ora dovremmo avere abbastanza animali e piante per poter trasformare degli imperi. Abbiamo già prodotto tutta quella roba qua. Cioè, neanche il tempo di trovare degli animali abbiamo già prodotto tutte queste spezie. Vabbè, arrivederci. Allora, noi potremmo anche andare a fare un T3 in quel giallo là, verosimilmente. Sì. In questo giallino qua. Che è questo? Il rosa ne ha già 5 là. Andiamo a prendere anche quei 5 rosa là. Adesso, tra l'altro, possiamo... Abbiamo gli strumenti a bordo per poter potenziare al T3 un sacco di pianeti. Allora, qua mancava un erbivoro, no? Perché mi lampeggia il Violet Flyer? Boh. Onnivoro, media, piccola. Erbivoro, mozzo ci sono già? Non credo. Ok, perfetto. Abbiamo sistemato la questione. Possiamo riprendercelo e possiamo mettere un'altra colonia. Dove possiamo metterla qua? Va bene, dai. Ok, perfetto. Allora, adesso andiamo a piazzare un po' di fabbrica. Così direi, così possiamo mettere una casa e un... No. Dov'è che era per mettere una ca... Forse dovremmo fare così, così e cosa... Ok. Così è buono. Poi andrei a mettere un sacco di torrette in modo da difenderlo per bene. E poi vediamo se per caso ci avanza roba. Ottimo. No, è a posto così, pieno. Quindi adesso andremo a... fare un lavoro simile sull'altra città. Hypox è tempo che vola. Oh, dovremmo andare a fare missioni per entrambi? Sì,
Sembra di sì. Allora qua quello era già a posto, andiamo a posizionare delle torrette e boom. Non ci produrrà tantissimo l'ora, ma se non altro, se per caso dovessero arrivare dei pirati, non dovremmo avere problemi. Allora, andiamo a vedere un attimo. Quelli staranno perdendo interesse nella nostra alleanza per il fatto che stiamo snobbando le loro richieste di aiuto. È tempo che vola, li sta attaccando. Hypox, li sta attaccando. Ok. Ma non sono particolarmente interessato. Sarei più che altro interessato all'acquisto di questi sistemi. Se per caso fossero. Cosa abbiamo? Dei T2 qua, dei T1. Tra l'altro il video è quasi concluso. Abbiamo un T1 e un T2. Quindi credo che vorrebbero parecchi soldi, 5 milioni. Per un T1 e un T2 li offrirei. Qua invece quanto vorranno? Qua abbiamo un T3, un T1, un T1. Quindi vorranno 10 milioni di sicuro. E noi non abbiamo ancora. Però aspetta, potevamo vedere se per caso vogliono acquistare qualcosa. Volete acquistare qualcosa? Questi sono. Le nostre astronavi sono incustodite. Hai fallito le missioni. Quando è che abbiamo fallito le missioni? Saluti, Impero Hypox. Commercio. Volete qualcosa? Ma 4.000, anche se ne vendo 47 non è un granché. Niente. Ce ne andiamo. Qua non credo che vorranno altra roba diversa, eh. Però. Invece no, questa è 8.000. Che non è male, però potremmo ancora ottenerne di più. Grazie per avermi ricevuto. Commercio, qua cosa. 29.000 la rosa. Io gliela vendo 29.000. Ottimo. Arrivederci. Detto questo, il tempo che vola, cosa desiderano da noi? Sono blu, sono rossi, come sono? Sono blu. Quindi dovremmo effettivamente risolvere la situazione. Loro non vendono colonie, eh? No. E niente, quindi vuol dire che nel prossimo episodio dovremmo cercare di risollevarli. Fallito le missioni probabilmente per la richiesta di aiuto militare, però non voglio schierarmi contro uno o contro l'altro, vorrei tenerli alleati. Quindi noi ci vediamo, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Buona giornata a tutti, ciao!